Amici, bentrovati per una nuova puntata di Vita che Rinasce, programma realizzato dalla comunità Nuovi Orizzonti in collaborazione con Telepace, che ringraziamo di cuore. Oggi realizziamo una puntata decisamente impegnativa. Parleremo di temi che probabilmente stimoleranno molta riflessione anche in voi che ci seguite da casa. Parliamo di un sacerdote. È la storia di un uomo che ovviamente sacerdote non è nato, ma l'ha scoperto nel tempo, e una vita in cui faremo esperienza assieme a lui anche di un Dio che corteggia, di un Dio che non butta niente di quanto vissuto. Penso che la curiosità ormai faccia da padrone, quindi facciamo assieme conoscenza con Don Franco. Io sono Don Franco Nardin, sono veneto di Treviso e così brevemente volevo dire che io sono stato per tanti anni lontano dalla Chiesa, lontano anche dalla fede, sebbene di famiglia molto religiosa, cattolica, una famiglia patriarcale, anche con vocazioni autorevoli, perché mio zio è stato segretario del vescovo Luciani prima che diventasse Giovanni Paolo I. Papa Giovanni Paolo I, poi mia zia Suor Arcadia, madre generale dell'Ordine Santo Volto, mio cugino Monsignor Marcuzzo, vescovo attualmente di Nazareth. Ecco, però io ho voluto fare un po' come il figlio del prodigo che si è sentito stretto nella casa di Dio, nella casa del Padre, e ho voluto fare di testa mia. Mi sono allontanato anche da una famiglia molto religiosa, mi sono allontanato facendo di testa mia, cercando la vita in tante cose, in particolare nello sport. Ho lavorato tanti anni nello sport, nello sci, maestro di vela, eccetera, eccetera, e con una vita molto borghese, viziata, con relazioni anche diciamo molto superficiali. Il risultato qual è stato? Il risultato è stato una vita senza senso. Io vivevo un vuoto interiore. Che cosa significa questo vuoto interiore? Significa che tu ti riempi di tante cose, una vita superficiale, relazioni veramente effimere, superficiali, piaceri, tutti i piaceri del mondo, come tanti giovani oggi, e ti riempi di tutto, fuorché della vita spirituale, fuorché di quello che sazia veramente il cuore dell'uomo, che riempie il cuore dell'uomo. Ecco, e questo ha causato in me, a un certo punto, una forte crisi esistenziale, ponendomi tantissime domande sul senso della vita, sul senso della storia, perché vivo così, dove andrò. C'è stata una notte proprio che ho sentito molto forte questa tenebra in me, e mi ricordo che sono scoppiato a piangere. Mi ricordo che in quella notte ho gridato a Dio, perché in fondo i miei genitori mi hanno trasmesso la fede, mi avevano trasmesso un seme della fede, quindi in qualche modo io cercavo Dio, e che lo cercavo in modo falso, in modo sbagliato, e ho gridato a questo Dio che non conoscevo, ho gridato piangendo, gridando e pregando, e proprio in questo grido disperato, in questi inferi, in questo inferno, il Signore Gesù Cristo mi ha raggiunto. Sono stato raggiunto da Cristo, anzi, proprio in questa sofferenza, Cristo ha cominciato seriamente a parlarmi. Per approfondire quanto abbiamo appena sentito, abbiamo in studio Daniela Martucci. Benvenuta Daniela, Grazie, che buongiorno. sei un po' quasi di casa qui a Vita che Rinasce, dato che Daniela è vicepresidente della comunità Nuovi Orizzonti. Ed è, penso, una gioia averti qui perché, grazie anche a quello che Don Franco ci ha regalato, possiamo parlare, ad esempio, di famiglia. Tu sei anche sposa e di famiglie ne hai un po' a che fare. E, sembra quasi che la famiglia di Don Franco abbia fallito nel suo compito di trasmissione della fede, o forse ha semplicemente seminato. Che impressione ti sei fatta? È
Effettivamente, apparentemente sembrerebbe un fallimento quello della sua famiglia, no? Che invece credo abbia fatto benissimo la sua parte, che è quella di indicare la via. Ecco, credo che sia tanto importante per dei genitori rispetto ai figli o in generale, in qualsiasi relazione anche educativa, no? Di riferimento, che si indichi qual è la via, perché poi ciascuno ha la sua storia, la sua vita, la sua libertà e rispetto a quella libertà è tanto importante sapere in un momento così poi doloroso e così come è stato descritto, questo grido di quasi disperazione, sapere a chi gridare. Io non lo conoscevo, ha detto quel Dio, però ho gridato al Dio che la mia famiglia mi aveva fatto conoscere, o quantomeno quel Dio che la sua famiglia gli ha testimoniato, ecco. Ecco, circa la fede, penso magari ai genitori che ci stanno seguendo da casa in relazione ai loro figli. Qual è il ruolo della famiglia circa la trasmissione della fede, secondo te? È un ruolo tanto tanto importante, direi decisivo, ecco, anche se siamo in un tempo in cui è abbastanza delegata, no? Questa responsabilità non so, o ancora peggio, in un tempo in cui sembra quasi che è una responsabilità che parte già fallimentare, eh? Invece, ecco, credo sia particolarmente importante. La fede è un dono, quindi la si può regalare, no? Non si può, e come tutti i doni va anche accolta, non, per quanto possa essere meraviglioso un dono che si fa a qualcuno, non è possibile imporglielo, adesso lo prendi perché te lo do io, no? E di certo è un qualcosa di meraviglioso che va fatto scoprire come meraviglioso. Allora forse il desiderio poi di accoglierla con tanta anche disponibilità, questa cosa può avvenire, ecco. Quindi credo che la famiglia abbia questo importante ruolo, testimoniare che la fede è qualcosa di meraviglioso. E allora suscitare anche nel cuore dei figli, o di non soltanto figli propri, ma il Certo. contesto in cui vive, suscitare il desiderio di, ecco, fare quella stessa meravigliosa esperienza. Sì, perché forse se di errore vogliamo parlare nella famiglia di Don Franco c'è questo aspetto dell'imposizione. Tu che sei anche pedagogista, nell'educazione ciò che viene imposto difficilmente viene accolto, è vero? Sì, di solito si ottiene l'effetto contrario, così come è accaduto solitamente. Quindi, ma l'educazione di per sé non è imporre, ma è tirare fuori. Quindi anche il desiderio di Dio è dentro di noi. Quel grido è dentro di noi tanto quanto il desiderio di Dio, perché siamo stati creati da Lui e Lui grida dentro di noi finché non ci accorgiamo della sua presenza. Allora credo che il ruolo di un educatore a qualunque livello sia quello di tirar fuori questo desiderio che c'è già dentro, non dobbiamo inventarcelo noi. E c'è anche un altro aspetto della storia di Don Franco. Lui parla di che a un certo punto ha nausea del mondo della vela, dello sci, della moda, del divertimento, ma non sono tutte cose belle queste. Bellissime, ma non sono le risposte alle domande profonde del nostro cuore, perché poi la spinta che abbiamo a cercare le cose belle è quella che nel nostro cuore cerca Dio. Allora possiamo cercare la bellezza e provare a trovarla in tante cose anche belle, perché è quello che abbiamo nel cuore. Ma finché non incontriamo la bellezza o colui che ne è l'autore, il nostro cuore non ha pace. E anche a noi manca un pezzo ancora, quindi facciamo un passo ulteriore dentro la vita di Don Franco e grazie a quello che ci ha regalato. Io mi ricordo perfettamente, anche se sono passati tanti anni, che come un flash, così, come un flash, c'è stato un momento ben preciso, dove io per un attimo, io come Abramo ha riso perché questa promessa che Yahweh gli aveva fatto ad Abramo, cioè di avere un figlio suo con Sara, eccetera, si stava realizzando e ha riso, perché Isacco significa appunto ridere. Anch'io ho percepito questo, cioè che cosa concretamente? Io per un attimo ho visto che tutta la mia vita
un po' da sbandato, da pellegrino, da persona che viveva lontano dalla Chiesa, un fallimento, fra virgolette, perché in fondo ho cercato la vita, ho cercato di realizzarmi, ho cercato il successo in tante cose che non mi hanno colmato, non mi hanno dato la vita, non mi hanno dato niente. Però in un attimo, in un momento, come una luce, come un flash, come un'intuizione profonda, ho capito, ho percepito che Dio non si era sbagliato su di me, che non aveva buttato via niente, cioè che tutto il percorso della mia vita, ogni tappa della mia storia, della mia vita, anche la più oscura, anche la più sofferta, anche quella più nell'inferno della vita, era un disegno di Dio, era un passaggio, c'era un filo rosso che passava attraverso tutti questi momenti per arrivare a questo momento, arrivare al momento di dire: veramente tu sei il Signore, veramente tu sei Cristo, veramente tu sei risorto, veramente tu sei la mia vita. Da oggi comincio a seguirti, comincio veramente a abbandonarmi a te, perché tu sei la risposta che cercavo. Gradualmente, lentamente, mi sono riavvicinato alla Chiesa, ai sacramenti, alla fede, ma a un certo punto ho sentito che Cristo mi chiamava a qualche cosa di molto più grande. Mi chiamava a una vocazione sacerdotale, con segni chiari nella storia, nella mia storia, nella mia vita, e mi ricordo che mi sono ribellato a questo, mi sono ribellato a Dio, non volevo diventare sacerdote, ma il Signore è stato paziente, ha rispettato la mia libertà e alla fine ho ceduto a questa chiamata, e con gratitudine sono entrato poi in seminario qui a Roma e ho fatto anche un tempo di missione come seminarista, un tempo di missione in Africa, e dopodiché sono stato ordinato come sacerdote diocesano per la città di Roma e dal Papa Giovanni Paolo II. Anche le tessere nere della vita, anche gli errori, ci dice Don Franco, vengono raccolti da Dio, almeno questa è la sua esperienza. Daniela, per te che a nuovi orizzonti incontri tanti ragazzi e ragazze falliti, tanti fallimenti, quanto è vera l'equivalenza errori, fallimento uguale senso di inadeguatezza? Beh, tutti i ragazzi che ho visto arrivare in comunità erano segnati da questa equivalenza, tanto che tantissime volte ho sentito dire: ma io cosa posso tirarci fuori di buono dalla mia vita, no? Visto che è una somma di fallimenti, di errori, di no, cosa può farsene della mia vita Dio, visto che sono riuscito a distruggerla o a non far niente di buono, a non realizzare niente di tutto quello che forse lui aveva pensato per me. Quindi questo senso di inadeguatezza e proprio di mancanza di senso della vita è proprio l'esperienza del cuore che caratterizza la maggior parte delle persone che vedo arrivare. Ma è la stessa che vedo cambiare nel tempo, ed è forse tanto più forte è questo senso di fallimento con cui tante persone arrivano, tanto più è meraviglioso sperimentare il miracolo di una resurrezione che man mano e anche a fatica trasforma, cambia, guarisce, fino a fare di quegli stessi fallimenti, errori, cose apparentemente senza significato, fare una vita, realizzare un capolavoro, direi. Certo. Quanto secondo te l'esperienza spirituale, l'esperienza di essere amati da Dio conta in questo processo? Direi che è fondamentale. Ecco, tutti gli errori e tutti i no che si dicono all'amore sono la conseguenza di questa sensazione di vuoto, di non senso, di inutilità della vita. Ecco, l'esperienza di Dio, che è amore,
è proprio quella che ripropone ad ognuno di questi no un sì nuovo, che è un sì di un amore che è più forte di quella morte, capace di vincerla, perché l'ha già vinta. E allora, ecco, dietro ciascuno di questi no vedo nascere nuovi sì, che sono i sì di Dio detti all'uomo, sono i sì della vita detti alla morte, i sì della gioia detti alla tristezza, i sì del senso della vita detti a una vita senza significato, che trasformano la morte in vita. E Don Franco parlava di una gradualità, anche tu poco fa hai accennato a questi tempi di Dio, certo. Però oggi noi viviamo in una società dove c'è una contrazione del tempo, tutto è subito, i tempi più veloci sono quelli più efficaci. Sembra che Dio non ami molto il tutto è subito, vero? Mi sembra di no. Ma Dio è il Dio dell'impossibile. Gli ho visto anche realizzare miracoli subito, in un attimo magari. Ecco, questo è importante. Ma quanto tempo ci vuole per risorgere? Ci vuole il tempo di Dio, ma ci può volere anche un secondo. E la storia di ciascuno è davvero unica. Certo, assaporare i frutti di questa resurrezione può accadere in un attimo e diventa anche la motivazione per poi riuscire a fare quella fatica che invece è la conversione, che è cambiare completamente un'abitudine al no alla vita, al no alla gioia, al no, e trasformarlo in un sì all'amore continuo. Qui, e qui serve non solo tempi, ma anche volontà, sacrificio e anche in questo Gesù è tanto chiaro, no? Non ci racconta che le favole, no? Ci dice la verità sul quanto è faticoso seguirlo, ma ci dice fin dall'inizio qual è la meta, ed è la vita nuova. Allora vale la pena. Sicuramente quindi non è in un secondo, sicuramente i tempi di Dio sono i suoi, grazie a Dio, e non sono i nostri, ma di certo Lui che può tutto, quando poi sente il bisogno di ridurli un po' perché ne abbiamo bisogno, lo fa. Magari un po' per stanchezza, allora forse si accorge che prima di bisogna accelerare. Magari accelera un ecco, po'. Prima di perderci, c'è un rischio dentro questo processo. Don Franco parla di una testardaggine da parte di Dio che è risultata più forte della sua personale testardaggine, no? Perché tutta questa resistenza davanti a Dio? Penso in modo particolare a tanti giovani. Perché l'amore è una cosa impegnativa, l'amore è vero. Quello che cerchiamo tutti, credo tutti i giovani del mondo, tutti gli uomini e le donne del mondo cercano l'amore, che realizza pienamente la vita e ci rende felici. Questo è uno spot meraviglioso che vale in ogni ambito, no? Di amore vero però ce n'è soltanto uno ed è quello di Dio. E non è, giustamente tu dici come mai allora è così difficile, facciamo resistenza? Perché richiede una parte di sacrificio nella misura del dare la vita, ecco. Ci presenta un amore che è quello che è venuto a vivere Lui per primo, per raggiungerci lì dove siamo, ed è un amore che dà la vita, che esce da sé per incontrare l'altro. E non è tanto semplice, è molto esigente, ma è quello vero. Ed è anche tanto bello, è tanto luminoso. Veramente. Ecco, Don Franco, circa questa bellezza, circa questa luminosità riscoperta della propria vita, ci fa un ulteriore regalo. Guardiamo la terza parte della sua storia. In tutti questi anni di sacerdozio, la divina provvidenza ha fatto sì che io continuassi, e questo lo vedo importante per la mia vita, continuassi gli studi in particolare sulla spiritualità orientale russa. Perché? Perché la vedevo molto attuale per la mia vita, e non solo per la mia vita, ma anche per la Chiesa e per tante persone che soffrono una vita, una sofferenza interiore, un inferno interiore. E credendo appunto che questa spiritualità, perché credo che questa spiritualità orientale russa possa dare un vero contributo, possa parlare oggi al cuore dell'uomo, al cuore dell'uomo che soffre. Infatti, uno dei tratti peculiari della spiritualità orientale russa è la discesa agli inferi, descritta molto bene anche nelle famose icone russe, cioè che mostra veramente Cristo che scende nel punto più basso
della vita dell'uomo, scende, spacca le porte delle tenebre e prende l'umanità, prende l'uomo e lo riporta al cielo, alla vita nuova, una vita da risorto, una vita in dialogo nuovamente con Dio Padre. Questa vita spirituale dell'Oriente cristiano mi ha dato anche una capacità anche di conoscenza interiore, di conoscermi dentro, di vedere un po' quello che hanno detto tutti i padri della Chiesa, cioè che è importante e fondamentale la conoscenza interiore. Mentre il mondo, i giovani d'oggi, la vita, la gente oggi scappa dalla vita interiore, del mondo interiore, perché fa paura entrare dentro noi stessi. Allora facciamo tante cose esterne, fuori di noi, no? Tante cose per realizzarci, per essere qualcuno, per avere successo, eccetera, ma abbiamo paura di fermarci e guardare dentro di noi, anche quando siamo tristi, quando siamo in crisi, anche quando abbiamo dei problemi grossi, abbiamo veramente il terrore di guardare dentro. Questa vita spirituale mi ha aiutato a questo, piano piano, attraverso un cammino, attraverso un percorso, a fermarmi, avere il coraggio anche di prendere in mano le mie miserie, la mia realtà. Ecco, questo possiamo dire che è un po' anche la discesa, l'infri. Cioè, se Cristo è sceso nel profondo di me stesso, anche nelle zone più buie, più miserabili, più poveri, più tristi, più peccaminose, e allora posso piano piano veramente cominciare a scendere in questi inferi, in questo inferno dentro di me, posso cominciare a scendere e guardare in faccia le mie miserie e vedere che Cristo le ha salvate, le ha risuscitate, le vuole portare alla luce, vuole salvare tutto l'uomo, non solo la ragione. La fede non è più un fatto intellettuale, non è più una cosa pensata, non è più una cosa ideologica, ma qui un fatto veramente esperienziale che prende tutta la persona. La ragione, il cuore, la carne, tutto l'uomo è salvato, la carne è salvata, la carne intesa come tutto il corpo, ma anche tutta la storia, anche una storia fallita, anche una storia alla fine con le mani piene di niente, di polvere, di mosche, e vedere che questa storia è santa. Forte, Daniela, vero questo? Molto forte. Questo discorso che Don Franco ci fa sulla discesa agli inferi, di cui noi qualcosina ne sappiamo in comunità. Che cosa significa essere spettatori in una discesa agli inferi? Cioè, che cosa accade concretamente nella vita di una persona quando riceve questa visita particolare di Gesù? Beh, come anche un po' prima ho accennato, avviene qualcosa di misterioso, e a volte doloroso, e che ha come obiettivo la resurrezione. Quindi avviene un miracolo. E non è tanto semplice esserne solo spettatrici, perché direi impossibile, no? Per cui insieme a Gesù che scende nel cuore dell'altro non si può non partecipare, e quindi in parte, poco, tanto, ma comunque questa discesa, se un pochino, come avviene in qualunque famiglia, che è una comunità, ci si vuole bene, quello che accade all'uno lo vive un po' anche l'altro. Ecco, quindi quello che vivo, più che quello di cui sono spettatrice, è questo miracolo pazzesco di un amore di Dio che non ha paura della nostra morte. Lui, a differenza di noi, non ha paura della nostra debolezza, non ha paura dei nostri errori, non ha paura del fango, se vogliamo chiamarlo così, che abbiamo dentro di noi, e ce lo dimostra concretamente. Non sta lì ad accontentarsi di quella pace superficiale che è la presenza di Dio nella nostra vita. La vita ce la vuole cambiare proprio e ce ne vuole dare una nuova. E allora questa discesa è un'educazione continua a non lasciarci spaventare noi, intanto. E sapendo da noi stessi, perché è il primo grande ostacolo, e nella testimonianza lo abbiamo sentito, no? Abbiamo paura noi di noi stessi, ed a volte questo è l'impedimento invece ad avere una vita nuova e nell'amore.
Ecco, Gesù non ha questa paura, non si preoccupa delle nostre debolezze, anzi le ama. Ed è qualcosa di pazzesco, che disorienta tanto all'inizio. Ecco, ho visto persone disorientate, me per prima, perché poi è una discesa che ciascuno fa, no? Disorientati da un amore che non ha paura dei miei no, che non ha paura dei miei peccati e che ha meno paura di quanta ne ho io. E questo fatto, ecco, permette a me e quindi a ciascuno, ecco, di avere il coraggio di lasciarlo fare, non di farlo, perché questo è un miracolo che Dio fa. E penso sia un messaggio carico di speranza, magari per tanti che da casa si sentono inadeguati davanti a Dio, si sentono fuori posto, no? Di un Dio così delicato è una bellezza, una notizia meravigliosa. Anche perché, ecco, non solo non si preoccupa, non solo lo ama, ma direi lo usa. Una battuta sulla preghiera del cuore che Don Franco le accenna, magari Carlo Carretto l'avrebbe chiamata il deserto nella città. Come si fa a essere uomini e donne di preghiera profonda in questo mondo così frenetico? Guarda, c'è un libro che Chiara ha scritto, la nostra Chiara Mirante, che è Pregare e amare. E il libro è bellissimo, ma a me ha sempre colpito tanto il titolo. Pregare e amare, essere uomini e donne di preghiera vuol dire vivere rimanendo nell'amore sempre, se pensiamo ad una preghiera che è incessante. Nell'amore di Dio, non nella nostra idea dell'amore, per cui magari siamo ripiegati nel nostro egoismo, stiamo amando a modo nostro noi stessi e quindi stiamo pregando. Ecco. L'amore che ci insegna Dio è un altro tipo di amore. Con la preghiera è questa comunione con l'amore, la preghiera del cuore. È proprio una preghiera di cuore. Sempre Chiara un giorno, ecco, ci ha detto e mi ha colpito tanto, la preghiera del cuore è il cuore della preghiera. Non c'è preghiera se non viene dal cuore, se non è fatta con il cuore. Quindi non c'è preghiera se non sono nell'amore, o meglio, se non sono in comunione con colui che è l'amore. Seconda bella notizia di oggi, dopo quella che abbiamo dato prima, è possibile unire fede e vita, preghiera e vita. È possibile restare sempre ed in preghiera. Indispensabile, perché prima uomini e poi santi. Esatto. Allora, nella misura in cui cresce in noi la consapevolezza, la guarigione, lasciamo che Dio raggiunga anche quella parte umana di noi che abbiamo paura a vedere, lasciandoci riconciliare, allora anche tutto il cammino spirituale è più, si incarna con più facilità e la santità diventa possibile. Daniela, una puntatona oggi, penso che ci sarà modo magari per molti di meditare, di ragionare ancora su queste cose che veramente forse lo Spirito poi ci ha regalato. Amici, siamo in chiusura, ma prima di salutarci salutiamo e ringraziamo Daniela, vicepresidente di Nuovi Orizzonti. Grazie a te, grazie a tutti voi. Grazie anche a Don Franco che ha accettato di essere testimone per Vita che Rinasce, grazie a Telepace, all'intero staff che realizza questa trasmissione. Di solito vi ricordo la parola della luce di Chiara tramite i vari account che abbiamo. Oggi voglio ricordarvi un sito che di solito non nominiamo mai, cittadellacielo.com. Non vi dico molto di più, è un meraviglioso progetto di cui anche voi potete essere protagonisti, quindi una visita in internet a questo sito secondo me ci sta. www.cittadellacielo.com. Amici carissimi, grazie per essere state con noi e ci vediamo la prossima settimana per una nuova puntata di Vita che Rinasce.